Rocky, un border collie di 6 mesi fuggito a Pesaro il 27 gennaio scorso e del cucciolo ad oggi non c'è più nessuna traccia. La famiglia Benvenuti ha tentato di tutto pur di ritrovarlo, ma non si vuole arrendere. Dopo articoli di giornale, ricerche e volantini affissi in giro per la città, ora il padrone ha deciso di raccontarci la sua storia e lanciare un ulteriore appello. Niente, stavamo facendo addestramento, lo stavo abituando a quello che è il traffico cittadino, i rumori così, e per un attimo, una mia distrazione purtroppo, mi è scivolato il guinzaglio, essendo poi un cane molto timido, pauroso, schivo con tutti, così ha avuto paura anche del rumore che ha fatto il contenitore dei sacchettini che avevo appunto attaccato al guinzaglio, mi è partito, mi è andato in mezzo alla strada, in una frazione di secondo non sono riuscito a fermarlo. Poi purtroppo è stato investito e da lì è scappato e gli ho corso tanto dietro, l'ho perso di vista e purtroppo è andato a finire così. Il fatto è successo in via Cialdini, nei pressi di Rocca Costanza. In questo mese sono arrivate anche tante segnalazioni di avvistamenti, ma nessuna di queste è andata a buon fine. Intanto in poco tempo la storia del cucciolo ha fatto il giro del web, sono nati gruppi su WhatsApp e molte persone hanno deciso di aiutare la famiglia unendosi alle ricerche. Però la speranza è ancora viva. La speranza sì, noi non molliamo. Guarda, mi commuovo anche adesso, sono circondato da ragazze fantastiche, hanno creato un gruppo su WhatsApp, ci aiutano nei pattugliamenti, nel volantinaggio, escono di sera, escono la mattina presto e vanno nelle case abbandonate. E io non ho parole per ringraziare queste persone, ma veramente, veramente grazie di cuore, perché anche con il loro aiuto io mi sento meno solo, meno dolore. Pur di ritrovare il loro cucciolo, la famiglia Benvenuti ha deciso di offrire una ricompensa di 500 euro a chi dovesse riportare Rocky a casa. Per favore, ci sono 2 bambini che lo stanno aspettando, se lo avete trovato, sapete dov'è, per favore fate in modo che ritorni nella sua famiglia. Grazie.